Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. Tante anche oggi le notizie che andremo ad approfondire e analizzare nel corso del notiziario del Nord-Est, a partire dalla cronaca, gravissimo incidente stradale successo poco tempo fa a Trieste. L'esito, come si diceva, è mortale. Due incidenti stradali avvenuti anche nella destra Tagliamento, in particolare a San Martino al Tagliamento e a Sequals. In prognosi riservata ancora l'uomo che lo scorso weekend era stato colpito da un fulmine. Ancora si dà la fuga dopo l'incidente stradale. Un automobilista tedesco, privo tra altre cose di patente, è stato rintracciato e multato dalla polizia locale a appunto Caorle. La Polstrada al lavoro sulle strade della provincia di Udine, l'ambulanza nuova donata alla Croce Rossa Italiana di Pordenone grazie al contributo, alla solidarietà dei molti, in particolare i partner e le banche del territorio. Auto a fuoco a Udine, ma parleremo anche di controlli dei carabinieri alla fiera degli uccelli di Annone, la parte politica, le dinamiche che stanno interessando sempre più l'Italia con il governo che ovviamente si dovrà formare. Sono ore cruciali quelle che naturalmente si prospettano con rinvii, poi ci sono dei colpi di scena, si torna indietro, anche se l'ipotesi, altre cose, i ministri sarebbero già stati confermati. L'ipotesi, come si diceva, sempre più che aleggia è quella di un governo formato dai 5 Stelle con il Partito Democratico. Staremo a vedere come andrà poi a finire, ne parleremo anche con ospiti in studio in modo tale da analizzare sempre di più la situazione. Allora, andiamo con ordine. La domanda che abbiamo posto in edizione precedente: il ministro Centinaio, Lega, apre al Movimento 5 Stelle, siamo simili, possiamo tornare insieme, siete d'accordo? Sì, il 10% di voi, noi invece il restante 90%. Questa era la domanda che avevamo proposto nell'edizione precedente, ma c'è poi anche la parte relativa all'attualità. Non ci sono soltanto le ONG di mare, ci sono anche le ONG di cielo, nel senso, insomma, anzi no, sì, il 49% di voi, noi il restante 51%, c'è stato un cambiamento, un discostamento in termini appunto di sondaggio. Allora, vediamo se poi andiamo con la prossima domanda. Come vi dicevo, ci sono le ONG di mare, le cosiddette appunto navi che salvano i migranti, ci sono poi le ONG di cielo, gli aerei, insomma, che partono e vanno ad intercettare i cosiddetti migranti. Allora, l'Italia tarpa le ali alle vedette volanti da quasi un mese: Moonbird e Colibrì, i due aerei leggeri delle ONG che sorvolano il Mediterraneo per avvistare i gommoni dei migranti, non possono decollare da Lampedusa né da altri scali del nostro paese. Le norme nazionali infatti impongono che quei velivoli possono essere usati solo per attività ricreative e non professionali, sostiene infatti l'ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile. Qualche sorvolo riescono anche a farlo, ma con grande difficoltà, e partendo da aeroporti più lontani, in altri stati. Dopo la desertificazione di un pezzo di mare davanti alla Libia, a colpi di decreti sicurezza, si rischia dunque la desertificazione pure del cielo. Quindi stop alle ONG dei cieli, l'Italia blocca gli aerei che avvistano i migranti. Siete d'accordo? La motivazione ve l'ho appena annunciata, ce lo fate sapere se ritenete opportuno, SMS e WhatsApp, la nostra email, la diretta streaming, Facebook ed Instagram, i nostri canali social per condividere notizie e commentarle, per essere sempre aggiornati su quanto accade a Nord-Est, se ritenete opportuno ovviamente per dire la vostra in merito ai sondaggi che puntualmente in ogni edizione vi proponiamo. Vi ricordiamo, tra altre cose, che questa sera andrà in onda uno speciale sul Vortice. Sarà ospite a partire dalle 21 o qualche minuto più tardi niente meno che il prefetto di Pordenone della destra Tagliamento, la sua eccellenza dottoressa Maria Rosaria Maiorino. Parleremo, insomma, della, almeno queste, insomma, sono delle anticipazioni che vi do, poi staremo a vedere anche lei se risponderà a determinati quesiti, insomma. Parlerà della sua carriera partita dalla polizia, soprattutto nella squadra narcotici di Cagliari. Mi sono letto anche, insomma, la sua biografia, una biografia esemplare, la Wonder Woman, la donna dei record, prima, insomma, a Cagliari, poi la nomina a questore, a Grosseto, a Palermo, a Foggia, tantissime
iniziative, tra altre cose il primo poliziotta donna ad essere stata insomma nominata prefetto di una città, in particolare Pordenone. Parleremo poi magari anche dei rapporti molto forti con la fede, in particolare con Papa Francesco, visto che per 3 anni ha protetto insomma la sua figura. A partire dalle 21:05 questa sera non perdete insomma lo speciale Vortice con l'ospite nei nostri studi, la dottoressa insomma Maria Rosaria Maiorino. Allora, dunque, la domanda l'abbiamo già vista in questa edizione. Apriamo il telegiornale. Incidente stradale dall'esito mortale nel tardo pomeriggio di oggi tra 2 autovetture nei pressi di Visogliano, in provincia di Trieste, lungo la strada provinciale 32. Deceduta la conducente della Fiat 600, leggermente feriti invece i 2 occupanti del secondo autoveicolo. Sul posto i vigili del fuoco di Opicina, personale sanitario e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentali, mentre le cause del sinistro sono ancora da accertare. Intanto alle 10:55 questa mattina, incidente stradale a San Martino al Tagliamento. Infatti la squadra dei vigili del fuoco di Spilimbergo è intervenuta per un sinistro stradale che è avvenuto lungo la strada provinciale 1 all'incrocio tra via Tonello e via 4 Novembre. Nel tamponamento una delle 2 auto si è rovesciata nel fosso, mentre l'altra si è arrestata sull'incrocio. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli, stabilizzando gli occupanti, che poi sono stati affidati all'equipaggio del 118 per essere trasportati all'ospedale di San Vito. Sul posto la polizia municipale di Valvasone e d'Arzene. Mentre alle 12:45 sempre i vigili del fuoco hanno effettuato un altro intervento per un'uscita autonoma di strada Sequals. La partenza dei pompieri di Spilimbergo è intervenuta per una fuoriuscita autonoma, come si diceva, di un'autovettura in comune di Sequals. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, l'auto con a bordo 2 persone ha sfondato la recinzione lungo la strada regionale 464 in direzione Spilimbergo, finendo nel campo sottostante. I vigili del fuoco hanno collaborato col personale medico-sanitario per il trasporto degli infortunati e messo in sicurezza i mezzi. Entrambi gli occupanti sono stati poi trasportati all'ospedale di Spilimbergo. Fortunatamente in entrambi gli incidenti, quello a San Martino al Tagliamento e quello a Sequals, che è successo poco dopo, gli occupanti dei mezzi coinvolti non hanno riportato fratture, lesioni e contusioni gravi. Si trova invece ancora in prognosi riservata il 50enne di Basovizza, colpita da un fulmine sabato scorso durante il maltempo. Il primo servizio arriva allora dalla redazione Giuliana. Sono stazionarie le condizioni del ciclista triestino che sabato scorso è stato colpito da un fulmine a Basovizza mentre percorreva in sella alla mountain bike il sentiero Resel sul Carso. Il 50enne è ricoverato a Catinara. L'uomo era stato centrato da una saetta e aveva immediatamente perso conoscenza in seguito a un arresto cardiaco. Fortunatamente alcune persone di passaggio gli hanno prestato i primi soccorsi. Il ciclista era stato rianimato dal personale sanitario prima del trasporto d'urgenza all'ospedale triestino, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. La sua prognosi, come detto, rimane riservata. Si dà alla fuga dopo l'incidente stradale. Automobilista tedesco senza peraltro patente è stato bloccato e multato dalla polizia locale a Caorle. Alessio Conforti. La sua condotta stradale era stata oggetto di segnalazione al comando della polizia locale, con un cittadino che prontamente aveva fatto notare una Volkswagen Golf di colore blu con targa tedesca che a Caorle, in corso Chiggiato, ieri mattina attorno alle 12, effettuava sorpassi di veicoli sulla destra, creando seri problemi alla circolazione, riuscendo ad annotare parzialmente anche la targa. Poco dopo, quella stessa auto, sempre su segnalazione dello stesso cittadino, è stata protagonista di un incidente con un altro veicolo all'intersezione fra Viale Falconera e Via Milano, senza fermarsi e dandosi poi alla fuga. Un sinistro con solo danni ai veicoli, ma grazie al sistema di videosorveglianza in dotazione al comando di polizia locale, gli agenti sono risaliti ai dati parziali della targa e alla completa identificazione della macchina, che in poco tempo è stata poi rintracciata tra Lido Altanea ed Una Verde mentre stava lasciando la città.
Al conducente di nazionalità tedesca sono state contestate le violazioni al codice della strada per non essersi fermato dopo l'incidente e anche per non aver avuto la patente al seguito. Dall'inizio dell'anno sono cinque gli episodi in cui i conducenti di veicoli si sono dati alla fuga dopo gli incidenti e che sono stati rintracciati grazie alle indagini svolte dal comando con l'ausilio del sistema di videosorveglianza. Polizia stradale al lavoro sulle strade della sinistra Tagliamento, ovvero l'ex provincia di Udine. I particolari nel prossimo servizio. Autostrada Udine al lavoro anche nella settimana scorsa. Le operazioni hanno permesso di monitorare 537 veicoli, 261 persone sono state sottoposte all'alcol test, 184 le infrazioni rilevate per un totale di 419 punti decurtati, 4 le patenti ritirate, 3 le carte di circolazione. Sul fronte del contrasto alla guida in stato d'ebbrezza, due pattuglie hanno monitorato la zona di Lignano, dove due conducenti sono risultati positivi, uno dei quali con un tasso oltre 0,8 e 3.200 euro di multa. Un guidatore è poi risultato positivo a sostanze stupefacenti. Particolare attenzione è stata prestata all'uso del cinturone di sicurezza. Sono state 35 le sanzioni anche a due autisti di autobus. Indisciplinati anche alcuni passeggeri. Si segnala anche un conducente straniero pizzicato a leggere un tablet mentre viaggiava in A4. Ci informano, tra altre cose, che pochi istanti fa si è verificata una forte esplosione all'interno di una realtà produttiva a Maniago, la Recicla. Ci sarebbero tre persone coinvolte nello scoppio in questa deflagrazione, una persona grave ma parrebbe non in pericolo di vita. Comunque vi daremo degli aggiornamenti qualora ce ne saranno nel corso del notiziario. Ripeto, esplosione nello stabilimento della Recicla a Maniago. Nuova ambulanza invece è arrivata alla Croce Rossa Italiana sezione di Pordenone. Oggi la conferenza stampa con l'intervista realizzata per noi da Giovanni Pacoric. Presidente, dunque un nuovo mezzo in dotazione alla Croce Rossa della stazione di Pordenone, un bel successo anche perché è un mezzo molto moderno, come raccontava in conferenza stampa. Sì, certo, è un mezzo con dei presidi all'avanguardia, molto moderni, per cui ci tornerà molto utile anche per svolgere servizi nella zona della Pedemontana. Ecco, un 4x4 e quindi, come diceva appunto, anche nelle situazioni più difficili si arriva dappertutto, un grande aiuto dalle varie fondazioni, quindi Fondazione Friuli, Fondazione BCC Pordenonese e da Credito Agricolo e da un privato. Sì, esattamente. Io ringrazio appunto tutti questi istituti, questi enti e in modo particolare anche il privato che ha voluto contribuire per l'acquisto di questa ambulanza. Quindi la solidarietà, nonostante tutto, esiste ancora. Sì, c'è moltissima solidarietà e questo abbiamo avuto tantissime riprove che questa solidarietà esiste. Ecco, soprattutto Presidente sui pasti, no? Ci raccontava che ha avuto tantissime donazioni per riuscire ad arrivare a colmare questa mancanza di fondi che il Comune ha tagliato. Ma il Comune non ha tagliato nulla perché noi non abbiamo chiesto nulla al Comune. C'è stata un'interrogazione da parte di alcuni consiglieri dove l'amministrazione ha dato una risposta e questa risposta probabilmente alcuni cittadini non l'hanno interpretata nel modo giusto oppure l'hanno interpretata nel modo giusto e hanno ritenuto opportuno aiutare noi della Croce Rossa dandoci dei contributi. Parliamo adesso di un'auto a fuoco alle prime luci dell'alba a Udine. Omar Costantini. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta questa mattina, poco prima dell'alba, all'altezza di via del Bon a Udine per spegnere le fiamme che hanno avvolto un'automobile. Per cause in fase di accertamento, una grossa utilitaria che si trovava all'esterno di un'abitazione è stata divorata dalle fiamme. Il veloce intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto assieme a due volanti della questura, ha evitato che le stesse arrivassero fino alle altre auto in sosta. Indagini in corso per accertare, come detto, le cause. Non si esclude né il dolo né un problema all'impianto elettrico. Controlli dei carabinieri in fiera ad Annone Veneto, 20 uccelli sequestrati, una persona denunciata, Alessio Conforti.
20 uccelli sequestrati e una persona denunciata all'autorità giudiziaria. È questo il bilancio delle verifiche effettuate domenica da None Veneto nel corso della 35esima edizione della Fiera dei Osei dai carabinieri del nucleo CITES di Venezia e dalla stazione forestale di Porto Gruaro in sinergia con i colleghi della locale stazione. I militari dell'arma hanno effettuato delle verifiche finalizzate a verificare la regolarità degli animali posti in vendita e in esposizione con la collaborazione del personale veterinario dell'azienda sanitaria numero 4 del Veneto Orientale. A carico di una ditta specializzata nella vendita di uccelli della marca trevigiana è stata contestata la violazione penale prevista per la detenzione e il commercio in assenza della prescritta documentazione di 20 cacarichi fronte rossa. I militari hanno posto sotto sequestro penale gli animali, procedendo alla denuncia del soggetto detentore e legale rappresentante della ditta espositrice, che rischia la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro. Inoltre, trattandosi del sequestro di esemplari di animali vivi, contestualmente, i carabinieri hanno richiesto l'intervento di un veterinario del settore pubblico che, competente, fornisse specifiche prescrizioni affinché il custode giudiziario di questi animali fosse debitamente informato e si attivasse effettivamente per custodire gli stessi in conformità con le norme sul benessere degli animali. A oggi, fanno sapere i carabinieri, sono in corso degli approfonditi accertamenti amministrativi su alcuni allevatori identificati in fiera, atti a verificare il rispetto della complessa normativa di settore. La Fiera degli Osei, la grande mostra a mercato, si è conclusa domenica con un successo di pubblico. Andiamo in Veneto, ci dovrebbe essere l'ospite di Alessio Conforti, allora a voi la linea. Sì, con Andrea De Carlo parliamo dello scioglimento della convenzione tra le polizie locali di Annone Veneto e Pramaggiore. A che cosa porterà questa scelta? Ma la scelta è nata direttamente dall'attuale amministrazione lo scorso 29 luglio, quando ci siamo trovati l'aggiornamento del DUP, in particolare per quanto concerne l'assetto del personale. È prevista infatti già da quest'anno l'assunzione di una nuova figura che fungerà da comandante, pertanto posizione organizzativa, al che io ho posto appunto il problema in Consiglio Comunale e mi è stato risposto che il tutto è dovuto al fatto che Pramaggiore ha richiesto lo scioglimento della convenzione. Dopo aver fatto le opportune verifiche, di fatto questo non è assolutamente vero, cioè il sindaco proprio l'ha raccontata. Spiace dirlo, ma ha mentito in Consiglio Comunale, perché ci sono due lettere che attestano che il tutto è partito dal Comune di Annone Veneto e con Pramaggiore c'è stato solo un riscontro, questo ci viene scritto proprio nel documento che a seguito all'accesso agli atti ci è stato rilasciato. Il Comune di Pramaggiore ha dato solo dei colloqui informali, ecco. I documenti sono partiti da Annone, dove è stata richiesta prima lo scioglimento cioè il non rinnovo della convenzione dal 1 gennaio 2020 e a che poi è seguito lo scioglimento. Tutto è partito da Annone Veneto. Comporta questo maggiori costi e non andremo a risolvere il problema, perché di fatto i vigili saranno sempre due, il comandante un domani e l'attuale figura C. Se uno va in ferie, chiaramente il servizio si blocca, il servizio non può essere completo durante l'arco della giornata, l'abbiamo sperimentato anche noi in questi anni. Quello che io ho proposto invece è di ampliare la convenzione, trovare ulteriori corpi all'interno del portugalese, addirittura verso Portogruaro, perché ormai purtroppo... Perché bisogna ragionare in questo senso. È chiaro, questo è il... Oltretutto la Regione Veneto contribuisce anche ogni anno con dei bandi per le funzioni in particolare di polizia locale, ma su numeri di abitanti di almeno 20.000, 15-20.000, per cui non si potrà nemmeno accedere a questi eventuali contributi. Cioè, stiamo andando contro la logica proprio del risparmio, ma anche di un servizio che... Quindi voi siete contrari di fatto? Sì, infatti noi abbiamo votato contro appunto
a quello che è stato approvato, la modifica del... Fermo restando ovviamente che siamo a disposizione, visto che lei ha citato il sindaco, certo, di eventuali repliche, prese di posizione da parte del primo cittadino, e ci mancherebbe. Su questo, in tema di servizi che tra comuni possono essere ottimizzati in funzione di una più ampia territorialità, stiamo andando nella direzione giusta secondo lei? No, al di là della sicurezza, ma sono anche altri temi. Ma sulla sicurezza, ripeto, forse è quello che maggiormente dovrebbe essere implementato, ecco, questo è quello che dico io, perché per sicurezza non riguarda solo il controllo della viabilità, ma è proprio un discorso di sicurezza più ampio, avere la pattuglia che gira, assieme, in concerto magari con i carabinieri, ecco, questo sarebbe molto importante per tutto il nostro territorio. Insomma, noi abbiamo anche un territorio molto ampio tra i due comuni, tra Maggiore e Annone Veneto, perché arriviamo fino a Loncon, per cui cioè due persone non riescono sicuramente a coprire tutto. Ecco. Ci torneremo su questo argomento, grazie ad Andrea De Carlo per essere stato con noi, linea che può tornare a Pordenone. Coppia romena finta sordomuta pescata a Trieste, tra altre cose ci dicono che già nel corso di quest'estate la stessa coppia era stata pizzicata lungo, diciamo così, la costa del Veneto orientale, in particolare a Vibione. Finalmente, insomma, qualcuno ha messo freno a questa coppia di falsi sordomuti. Il servizio. Un agente della polizia locale di Trieste, fuori servizio, allertava i colleghi per la presenza di due persone, uomo e donna, che avvicinavano passanti per raccogliere fondi a favore di una struttura solidale. L'uomo si spacciava per sordomuto per arrivare al suo scopo, cioè ottenere l'elemosina spacciandola per solidarietà. All'arrivo degli agenti la donna faceva perdere le proprie tracce, mentre l'uomo, una volta fermato, veniva condotto in centrale per le formalità di rito. Messo alle corde, confessava la truffa, consegnava il denaro raccolto, circa 25 euro, e nel contesto forniva le proprie generalità, 26 anni romeno, e che si trovava a Trieste sul consiglio di un parente, dove, secondo quest'ultimo, l'opera di mendicare faceva guadagnare senza tanti sforzi. Per lui scattava la denuncia a piede libero per truffa. Andiamo allora con il prossimo ospite, lui è Tiziano Centis, consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per i cittadini. Ben ritrovato. Direttore. Spero insomma che si sia riposato durante insomma questo periodo, vacanza, sicuramente sì. Insomma l'ha aiutato questo periodo a rigenerare un po' le batterie. Allora oggi apprendiamo la notizia, primario in pensione, direttore vacante, scatta l'allarme in corsia, il fatto è stato palesato e segnalato a San Vito al Tagliamento. Che situazione vede all'orizzonte? Sì, la situazione, direttore, oggi c'è stato questo comunicato stampa, questo servizio stampa che ha ancora una volta fatto presente a tutti noi la situazione che versa il nostro ospedale di San Vito al Tagliamento. Siamo preoccupati a San Vito, ma non solo a San Vito, perché insomma l'ospedale di San Vito da anni è un po' il fiore all'occhiello della sanità regionale. Rappresenta sicuramente un punto di riferimento importante non solo per i cittadini di San Vito, ma per tutti i cittadini della Desta Tagliamento e anche del vicino Veneto. E ha rappresentato negli anni una forma di eccellenza, di attenzione e professionalità per i tanti servizi che vengono offerti in risposta alle esigenze a San Vito nel nostro ospedale. Che succede? Succede che un po' alla volta vengono a mancare quelle figure importanti, determinanti, come primari dei vari reparti, che hanno ovviamente nel tempo costruito questa eccellenza e dato risposte importanti di servizi ai nostri cittadini. Non dimentichiamo che da 6 mesi manca il direttore sanitario, che è una figura importantissima, apicale, che ovviamente governa e controlla il buon funzionamento di questo importante presidio ospedaliero. E da 2 mesi mancano 2 importanti primari e con i primi mesi del prossimo anno vengono a mancare, per quiescenza, per età da pensione, altre 3 importantissime figure, 3 primari. Sono tutti professionisti che hanno nel tempo dato passione, amore, professionalità e disponibilità ai tanti migliaia e migliaia di cittadini che si sono rivolti a San Vito Tagliamento in questo presidio ospedaliero,
E ovviamente rappresenta oggi una preoccupazione forte non solo a San Vito, ma in tutto il territorio di, questo, di questa parte del Friuli Venezia Giulia. Allora, oggi la stampa riportava questo, abbiamo da tempo sollecitato il vice governatore e assessore alla salute Riccardi a porre attenzione, a darsi una mossa, a accelerare che ci sia a San Vito questo ricambio dovuto al fatto che ci sono appunto le uscite, le pensioni insomma, di questi professionisti, che dia corso e che ci sia diciamo, la chiusura di questi bandi, perché ricordo ad esempio che per quanto riguarda il direttore sanitario il bando è stato fatto, preparato, ma ancora non è stato chiuso ed è due mesi che stiamo attendendo appunto la la chiusura, la presentazione di questo bando. Poi per quanto riguarda i primari siamo in attesa che anche questi ci sia la concretizzazione diciamo di questa forma di subentro da parte delle nuove figure verso i primari che sono andati in quiescenza in pensione. Quindi è veramente un appello che stiamo facendo, che faremo anche con atti, perché la settimana prossima saremo a Trieste e quindi cominceremo anche a presentare all'assessore Riccardi atti e forme di attenzione anche scritta a questo punto per quanto riguarda San Vito, perché a San Vito l'allarme è alto. È un importante presidio ospedaliero, siamo ai 40 anni che esiste questo importante ospedale, ci sono state e ci sono tanti milioni di investimenti per realizzare e ammodernare questa importante struttura, però se il contenitore è fatto bene ed è giusto che sia fatto bene, ma dentro questo contenitore ci devono essere anche quelle figure che danno servizi con professionalità e amore nei confronti dei nostri cittadini. Per concludere, Tiziano Centis, poi ci vedremo nei prossimi appuntamenti, anche perché a giorni ripartirà anche poi certo. La tradizionale rubrica dove verranno insomma trattati dei temi proprio di prossimità e di vicinanza con i cittadini. Cittadini intesi come un movimento politico, ma anche come cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia. Che futuro vede per la nostra sanità? Perché mi sembra che da più parti stiano piovendo delle critiche nei confronti delle manovre della giunta regionale guidata da Federica Riccardi in questo caso. Ma guarda, direttore, ancora che futuro ci sarà nei confronti della nostra sanità, ancora non lo sappiamo. Attendiamo che l'assessore presenti un piano di riforma della sanità regionale. Siamo ancora, sappiamo benissimo che sono stati rifatti i confini, i perimetri, quindi da 5 aziende siamo passati a 3 aziende. La nostra azienda è tale quale come era prima, da un certo punto di vista siamo anche un po', come posso dire, non dico fortunati, ma comunque abbiamo una destinazione già ben definita. Sappiamo benissimo che siamo dentro, fra il confine col Veneto e fra il confine con il nostro Fiume Tagliamento, quindi questa è la nostra azienda. È chiaro però che siamo ancora in una fase di commissariamento. Il commissariamento dovrebbe terminare con gennaio 2020, laddove partirà il nuovo piano regionale della sanità. Ancora non sappiamo quali sono le linee programmatiche che questa amministrazione regionale intende dare alla sanità regionale. Quello che conta, al di là delle sedie, poltrone e altro ancora, quello che conta è che ci siano meno liste e tempi di attesa, meno liste lunghe, meno sacrifici da parte dei cittadini a poter avere risposte alla nostra sanità. Quello che conta sono risposte chiare e certe, è questo che conta. Aspettiamo gennaio e vediamo, certo. E vediamo questa amministrazione, questa giunta regionale che piano presenterà ai cittadini di questa regione. Altre cose, consigliere, continuano ogni giorno ad arrivare telefonate, lettere, email anche alla nostra redazione di code interminabili al pronto soccorso. Io nei giorni scorsi personalmente ho avuto necessità di rivolgermi a Preticello, c'erano a Pordenone, c'erano persone in coda da ore che aspettavano una risposta, magari col parente all'interno, ma non abbiamo notizie, no, aspetti, prima c'era lui, una confusione totale. Allora io dico, visto che la sanità anche ce la paghiamo dalla alla Z, certo. E che abbiamo voluto raggiungere l'indipendenza dal punto di vista economico e sanitario, è chiaro che i cittadini poi si aspettino delle garanzie importanti, no? Da chi dovrebbe darci una sanità e garantirci un lavoro encomiabile, giusto anche ripeterlo più volte, ripetita Juvat, per gli operatori che ci lavorano all'interno di presidi, certo, ospedalieri e sanitari, medici, infermieri, OS, autisti, soccorritori, tutti, però se purtroppo sono delle carenze strutturali, i cittadini hanno ragione anche ad arrabbiarsi. Perfettamente d'accordo, direttore.
Grazie allora, grazie. Tiziano Cenk, magari ne parleremo nel corso di uno speciale, uno dei prossimi giorni. Perché ho altri argomenti interessanti e utili per quanto riguarda la nostra sanità regionale. Allora continuate poi ovviamente a seguire la rubrica di Tiziano Centis dei cittadini in regione. I prossimi giorni poi vi daremo dei nuovi aggiornamenti. Grazie intanto al consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia dei cittadini, l'amico Tiziano Centis, ci rivedremo nei prossimi appuntamenti. Direttore. Parliamo invece adesso di un'iniziativa benefica, la cosiddetta Diagonale di Pordenone, la staffetta benefica, la quale, tra altre cose, questa mattina, percorrendo poco meno di 30 km, ha preso parte il sindaco della città di Pordenone, Alessandro Ciriani, che è partita dalla New Fit di via Nuova di Corva. Noi c'eravamo, abbiamo intervistato i diretti protagonisti, ma soprattutto gli organizzatori di questa kermesse, che è giusto ricordare è nata per finalità prettamente benefica. Il servizio. Armando Cosentino, l'ideatore di questa iniziativa, come mai, ma soprattutto questa tappa pordenonese che sicuramente farà piacere e fa piacere a molti? Allora, la tappa Pordenone l'abbiamo fatta perché quest'anno la regola era di toccare tutte le regioni d'Italia. Devo essere sincero, all'inizio facevamo giusto una virgola a Pordenone, poi ho conosciuto Francesco che ha voluto che arrivassimo fino qua, allora insieme abbiamo cominciato a costruire la tappa fino ad arrivare a Pordenone e sono contento che sia stato fatto. Beh, è sicuramente un'iniziativa lodevole, pregevole, ma soprattutto facciamo anche capire che iniziativa è questa. Esatto, oramai la staffetta la conoscono un po' tutti, poi comunque la cosa più semplice del mondo, noi abbiamo aggiunto fin dall'anno scorso alla staffetta una raccolta fondi per aiutare chi è meno fortunato. Diciamo che non è eroismo, abbiamo detto lo stiamo già facendo, non ci costa nulla, le persone rispondevano già l'anno scorso tantissimo, l'abbiamo rifatto quest'anno ed è stato ancora più bello. Poi quest'anno gli abbiamo dato significato, noi corriamo, compriamo protesi a chi non può correre e vorrebbe correre, perché c'è una bella differenza tra protesi da corsa e protesi da camminata. Quelle da corsa costano tanti soldi, davvero. Francesco Bressan in divisa, addirittura Atletica San Martino, Coop sì. Casarsa, quindi società anche in voga dal punto di vista podistico. Cosa significa? Che significato c'è appunto nel percorrere questa staffetta, ma soprattutto per una finalità benefica? È una finalità benefica, l'ho scoperta casualmente sui social e devo veramente ringraziare poi Armando che mi ha concesso questa possibilità, la possibilità appunto di allungarla fino a Pordenone. Non è una competizione, quindi non è una gara, ma è una corsa fra amici, questo deve essere lo spirito per cui va presa questa manifestazione, non ricordando lo scopo principale che è quello di raccolta fondi, insomma, quindi questo per me è la cosa principale, ecco. Quindi siamo qua alla New Fit perché anche loro hanno aderito a questa iniziativa, assieme anche al negozio di Sacile Conatre, quindi anche Pordenone si è mossa, è stata solidale nell'aiuto appunto di questa raccolta fondi e quindi passiamoci questa bella giornata assieme, insomma, ecco. Poi insomma anche il sindaco ha aderito a braccio aperto. Ha promesso, e giustamente. Esattamente. Ha promesso di metterci le gambe, ecco, tutto quanto qua. Oltre alle gambe, sindaco, anche il cuore, perché quando si parla di sport, ma soprattutto di iniziative benefiche, il primo cittadino non può non esimersi, ma soprattutto anche perché ricordiamo che Alessandro Ciriani ha questa vocazione sportiva, ha ripreso a correre già da diversi mesi a questa parte. Come si sta preparando appunto a questo evento, ma soprattutto che significato c'è, sindaco, per questo evento? Quando Francesco mi ha presentato la Diagonale e anche il significato di questa iniziativa, ho aderito volentierissimo, ho ripreso più che a correre ad arrancare negli ultimi mesi dopo una lunga pausa, ma stringo volentieri i denti per le finalità che sono quelle che hanno detto l'organizzazione e anche Francesco, cioè lo sport in generale è sinonimo di amicizia, non è assolutamente retorica, è pura verità, lo dimostra il fatto che ci siamo conosciuti in molti stamattina, ma siamo insieme pronti a correre sotto il soleone e poi soprattutto la beneficenza, il fare del bene che non è mai abbastanza. E quindi quando c'è la possibilità di stare insieme bene, di divertirsi e di fare anche del bene, il sindaco è ad essere in prima fila. Dopo questa esperienza, quale altra iniziativa, sindaco, la vedrà protagonista dal punto di vista podistico? Probabilmente la cardiologia dell'ospedale, penso. E quindi
Direi che non dobbiamo, lentamente, un po' alla volta, nel senso che non dobbiamo strafare, riprendere a correre è coinciso anche con lo smettere di fumare, perché prima si correva e si fumava, a un certo punto si è accorti che le due cose erano assolutamente incompatibili, si soffriva tantissimo. Ho gettato le sigarette da 6 mesi, ho ripreso a correre lentamente, progressivamente, quindi direi che non ci sono tanti limiti, io lo faccio per divertirmi, per stare bene, per sentirmi bene. C'è un gruppo di persone che periodicamente si ritrova, settimanalmente, più volte a settimana corre insieme, e poi alla fine c'è il convivio, c'è il chiacchierare, c'è lo sfogarsi, c'è il guardare i paesaggi, gli scorci più belli della nostra città correndo insieme. Un modo per stare in salute, ripeto, e anche per divertirsi. Tutto è cominciato da Via Nuova di Corva, dove c'è la New Fit anche compare nel nome delle vostre magliette, Francesco e Francesco, allenatore, e poi l'altro appunto che appena è partito, Francesco Bressa, invece un esperto del settore podistico, che è partito per questi 30 chilometri. Che preparazione c'è dietro a questa staffetta? Anche correre con questo sole e con queste temperature non è sicuramente un gioco da ragazzi. Esattamente, buongiorno a tutti. La preparazione è partita in primavera con comunque 3 allenamenti a settimana indoor, 3 allenamenti fuori, quindi outdoor. Si tratta di una preparazione personalizzata con un programma specifico che ha una durata appunto intanto annuale. E appunto Bressan poi è una persona che ha le capacità buone podistiche, è migliorato tanto, è anche un maratoneta perché farà anche altre maratone nel futuro, e sembra buono l'andare, il progetto è buono. E quindi sicuramente si spera che possa arrivare a raggiungere ottimi risultati. Si parlava di preparazione certosina, la palestra insomma che offre tantissime possibilità, una preparazione a 360 gradi, ma cosa c'è dietro a tutto questo? Ma sicuramente una preparazione certosina per preparare gli atleti a delle gare simili, sia amatoriali che comunque professionistiche, oltre poi alla preparazione dei maratoneti. Noi svolgiamo qui preparazioni a pennello, quindi atletiche o comunque ad hoc personalizzate per qualsiasi tipo di sport o evenienze, obiettivi che hanno le persone. Siamo una struttura preparata in questo, abbastanza fornita, ecco, e siamo ben contenti di aver aderito a questa iniziativa che è la Diagonale, che è soprattutto un'iniziativa benefica, e quindi siamo soddisfatti e orgogliosi di farne parte. Ringraziamo loro, ringraziamo la DAP che ci ha dato una mano per il ristoro per i ragazzi che sono arrivati dall'altra staffetta proprio in questa mattina, e forniremo ancora supporto per i ragazzi che continueranno ad allenarsi qui da noi. Encomiabile quindi l'iniziativa portata avanti da questo gruppetto di baldi giovani, tra i quali c'era anche il sindaco della città di Pordenone, Alessandro Ciriani, che avete sentito. 6 mesi fa ha smesso di fumare, adesso ha vestito e veste i panni dell'atleta podista. Da un'iniziativa all'altra, appuntamento allora sabato 7 settembre alle 17 davanti al municipio di Pordenone per protestare, per dire stop al decreto sicurezza. A promuovere rete Restiamo Umani, qua rappresentata da Daniela Dose, ben ritrovata professoressa, grazie per essere in nostra compagnia. Allora, cerchiamo di capire a fondo di che iniziativa stiamo parlando, ma soprattutto a chi è rivolta. Sì, buonasera direttore, grazie di questo spazio. È un'iniziativa in collegamento con la rete nazionale Restiamo Umani, che fa capo a padre Alex Zanotelli, ma è sostenuta anche da Libera. E qui localmente sarà sostenuta, associata a diverse associazioni, rete DASI che tra l'altro promuove il progetto Io Accolgo anche in collaborazione con la diocesi, poi c'è Valle Solidale che fa capo alla parrocchia di Valle Noncello, Rete Solidale, Associazione Immigrati Pordenone, e Tanzania Group, gruppo giovani diocesano in dialogo interreligioso e altro ancora. E a titolo personale parteciperanno, come hanno già partecipato, anche consiglieri comunali, Daniela Giust, Marco Cavallaro, Marco Salvador, Antonella Del Ben, quindi un po' l'area del centro-sinistra senza connotarla a livello partitico. Politico. Siamo contro il decreto sicurezza perché
ha creato un clima di a parte la non accoglienza, ma proprio anche un clima a livello locale, a livello nazionale, di sospetto, di dubbi, di anche di aumento di violenze. E inoltre, per quanto riguarda la non accoglienza, si va proprio contro l'articolo 10 della Costituzione italiana, che chiede l'accoglienza, così come le convenzioni internazionali delle Nazioni Unite e convenzioni internazionali per la sicurezza della vita in mare, quindi il dovere proprio del soccorso in mare. L'obbligo di gli stati hanno l'obbligo di garantire il soccorso in mare, ci sono proprio delle norme internazionali a riguardo e anche nazionali. I capitani in particolare devono intervenire a fronte di pericolo e garantire la sicurezza del naufragio, così come riportare in Libia, noi sappiamo che sono situazioni, ormai sono accertate, di torture, assassini. E purtroppo nel 2019 sono stati rimpatriati 10.000 migranti, così come le vittime dei naufragi sono notevolmente aumentati, sono 1.151 senza contare gli ultimi aggiornamenti, è brutto dirlo. Uno di poche ore fa, esatto. Cose, un naufragio con parecchi morti. Sì, vittime nel 2019 e il pericolo per queste povere persone che si mettono in viaggio è aumentato, che già era elevato nel 2018, 1 su 29, adesso è di 1 su 6 morti in mare, quindi sono veramente disperati per affrontare viaggi di questo tipo. Senta, le chiedo, professoressa, che cosa non funziona effettivamente, secondo voi, del decreto sicurezza e decreto sicurezza bis? Come dovrebbe essere cambiato o è da cassare completamente? No, è da cassare, perché oltre a questo punto che noi ci rivolgiamo proprio contro questo divieto di accoglienza, ma anche l'aver smantellato tutto il sistema dell'accoglienza, invece di potenziarlo e integrarlo in modo che si creino cittadini, quindi si crei una nuova comunità, e ha gettato la gente in strada, li ha resi invisibili, privi di diritti, quindi in preda facile del crimine oltre che della disperazione. E poi anche altre note, soprattutto dell'ultimo decreto bis, che riguardano anche le manifestazioni. Lo stesso Presidente Mattarella ha evidenziato come non siano specificate, cioè poi uno può facilmente dire ma sì, in questo corteo sono venuti facinorosi, cioè ci vuole una, non si può dire così. Arrestiamo a fronte di che cosa? Il diritto, l'habeas corpus è antica, come è una conquista della civiltà, quindi certo. Quindi l'appuntamento è sabato 7 settembre, lei mi corregga se sbaglio, alle 17 davanti al municipio. Vediamo se Davide riesce anche a farci un questo primo è il piano volantino della iniziativa. Come ricordava Daniela Dose, restiamo umani, un'iniziativa che va oltre la politica, giustamente, certo. Quindi aperta a chiunque, certo, si riconosca negli ideali appena dalle raccontati. Dalle 5 alle 18. Dalle 17 quindi alle 19, sabato 7 settembre 2019, proprio di fronte al municipio di Pordenone. Ci grazie. Risentiremo comunque nei prossimi appuntamenti, grazie alla professoressa Daniela Dose, rete Restiamo Umani. Torniamo a parlare invece di sanità, giunta straordinaria quest'oggi a Trieste, con le dichiarazioni del vicepresidente della giunta regionale Riccardo Riccardi, che ci ha parlato in questa occasione del ricorso alla legge Calabria. Il servizio. Abbiamo deciso di impugnare il decreto Calabria convertito in legge dal Parlamento perché, secondo i dati che ci vengono scritti dalla Corte dei Conti e il parere del Ministero dell'Economia, questo comprime l'autonomia della Regione e non consente quello che noi pensiamo sia un atto giusto, quindi di non prevedere il taglio dell'1% del personale del Servizio Sanitario Regionale. Quindi, siccome noi siamo dell'opinione che l'autonomia della Regione vada salvaguardata e il problema del taglio del personale non sia
compatibile con gli obiettivi del servizio pubblico del Friuli Venezia Giulia, abbiamo deciso di impugnarlo. Non è possibile che questo paese funzioni a una doppia velocità. Le ordinarie possono fare le cose, le autonome no, e lo Stato si inserisce in un contesto nel quale l'autonomia della regione non può essere messa in discussione, anche perché noi il servizio sanitario regionale ce lo finanziamo. Andiamo a Udine, ci dovrebbe essere l'ospite di Omar Costantini, vedo tra altre cose l'assessore regionale Barbara Zilli, a voi la linea. È venuta a trovarci in studio l'assessore regionale Barbara Zilli per capire soprattutto cosa accadrà in vista della rivoluzione in corso, diciamo così, a Roma. Ma quello che conta per i cittadini del Friuli Venezia Giulia, cosa cambierà oppure rimarrà tutto uguale? Guardi, la situazione attuale non era una situazione positiva, perché negli ultimi mesi erano evidenti i no che caratterizzavano l'azione del governo per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, e anche noi per quanto attiene le relazioni con Roma, nella relazione appunto con i rappresentanti del Movimento abbiamo avuto delle difficoltà. Che cosa accadrà? Non oso pensarlo, sono molto preoccupata, io credo che l'unica scelta possibile sia quella di ridare la parola agli italiani in tempi brevissimi, anche perché se è vero come è vero che questa è una repubblica parlamentare, è altrettanto vero che usciamo da un periodo di importanti elezioni come le elezioni europee e anche le elezioni regionali, che hanno dato dei riscontri davvero opposti rispetto a ciò che invece oggi si vuole proporre, per cui chi è attaccato alla poltrona pensa soltanto al proprio interesse personale, noi diciamo che in realtà la seggiola non vale l'interesse degli italiani. Senta, però lei ha sottolineato una cosa importante, no? Essendo una repubblica parlamentare, se i numeri che il capo dello Stato cerca ci sono, teoricamente si può fare, viene da dire. No? Teoricamente sì, ma non teniamo conto della volontà popolare e non teniamo conto neppure dell'impossibilità di due movimenti politici come il Movimento 5 Stelle e il PD di sedersi davvero in modo efficace attorno ad un tavolo per dare delle risposte concrete ai cittadini. E questo perché? Perché fino a ieri o a stamattina erano in continuo disaccordo e lotta su tutti i fronti. E quindi, guardi, non so quali saranno i punti programmatici. Devo dire che se la Lega e il Movimento 5 Stelle hanno avuto lunghi tempi di gestazione per il contratto di governo che li ha portati dove siamo arrivati, credo che nel giro di poche ore non si possa ristrutturare l'Italia. Senta, non le faccio la domanda per chiedere se Salvini è stato troppo imprudente a staccare la spina, forse è mancato un po' di corrente al papete, ma no. andiamo più nello specifico. Nel caso ci fosse questo governo giallo-rosso, i rapporti tra la regione e lo Stato cambieranno oppure, diciamo così, si continua ad andare avanti tranquilli? Guardi, io posso dirle che con la parte governativa della Lega non ci sono mai state difficoltà, prova ne sia l'accordo del presidente Fedriga con il ministro Tria, grazie al grande impegno di Giorgetti, di Salvini in primis e anche del sottosegretario Garavaglia. Vedremo se gli interlocutori risponderanno a logiche di partito, è chiaro che non ci sarà vita facile per il governo regionale. Se, come devono invece, risponderanno agli interessi dei cittadini della nostra regione e dei cittadini dell'Italia intera, forse ci sarà un cambio di passo. Sono molto preoccupata perché le iniziali indicazioni per quanto riguarda il fenomeno dell'immigrazione, per quanto riguarda appunto anche gli aspetti economici del nostro sistema Italia, sono tutt'altro che incoraggianti e io mi aspetto un graduale ma anche repentino indietreggiare rispetto a situazioni che avevamo cercato, grazie al ministro Salvini, di superare. Io ringrazio Barbara Zilli, assessore regionale, per la partecipazione, in attesa di capire cosa succederà a Roma, ma chi lo sa vedrà. La linea torna a Pordenone al direttore. Giornata convulsa a livello nazionale per la formazione di un ipotetico nuovo governo. Intanto il presidente della regione Veneto Zaia in queste ore è tornato a parlare di autonomia. Al momento la grande incompiuta. Allora i particolari nel prossimo servizio, poi andiamo con l'assessore Cristina Mirante. Thank you.
Nel giorno delle grandi trattative e le consultazioni per un governo PD 5 Stelle in Veneto, il governatore Luca Zaia non molla la presa su quella che viene definita come la madre di tutte le riforme, quell'autonomia che nel 2017 aveva visto recarsi alle urne 2 milioni di veneti che con un sì plebiscitario, trasversale e apolitico avevano dichiarato la propria volontà autonomista. Ma ora sembra per ora tutto naufragare, ma non ditelo al Presidente che prima di trattare il tema spinoso, che pur rientra nei 10 punti di governo elencati dal capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, non può da Palazzo Balbi non commentare quella che è stata definita come una giornata centrale per il futuro dell'esecutivo. Ma guardate, la partita del voto è la partita della via maestra. Dopodiché, sinceramente, io non sono nella stazza di bottoni, non so cosa stia accadendo a Roma, per cui mettiamoci un 1x2 che dà tutte le tre soluzioni. Non ho ancora ben capito quale sarà poi la piega che prenderà questa trattativa, perché Conte bis sì, ma ministri no. E quindi, non so, a me sembra che ci sia molta mischia al centro, per usare un termine rugby. Guardi, io ogni volta che guardo la TV o leggo un giornale penso all'autonomia, penso che sono passati più di 660 giorni, penso che questo governo ha fatto trascorrere 14 mesi, penso che il Presidente del Consiglio aveva annunciato che a febbraio 2019 avremmo avuto la chiusura del cerchio con l'autonomia, penso che l'unico progetto lo ha presentato il Veneto per il Veneto e non esiste un progetto di alcun altro a livello nazionale. Penso che abbiamo fatto una legge a posto, per cui guardiamo con apprensione quello che sta accadendo. Di certo ipotizzare che nasca un'alleanza PD 5 Stelle viene da pensare a una cosa quasi impossibile, una chimera, a una roba che non so neanche come possa restare in piedi, però sono ore concitate, per il momento direi 1x2. Andiamo allora col nostro prossimo ospite, grazie come sempre a Cristina Mirante, assessore del Comune di Pordenone, grazie ingegnere per essere tornata nei nostri studi. A voi. Parliamo di asfaltature, ieri abbiamo già dato ai nostri telespettatori un piccolo assaggio di quelle che sono partite, soprattutto in via Nuova di Corva, quelle che partiranno poi nei prossimi giorni in viale Treviso. Tra altre cose sui social, come sempre, divampa la polemica, portarla avanti Nicola Conficoni, leader a livello comunale del Partito Democratico, dice asfaltature l'incoerenza del sindaco Ciriani. Allora, facciamo un po' di chiarezza su questo argomento. Molto volentieri. Allora, intanto non si tratta di mere asfaltature o di stucco e parrucco delle strade, ma si tratta di lavori molto più sostanziali, nel senso che sia via Nuova di Corva che via Le Treviso, così come un paio d'anni fa via Montreale e via La Libertà, presentavano degli evidenti cedimenti strutturali della strada in punti diversi, tali da compromettere la sicurezza da un lato, e poi se andavamo avanti a mantenerla in quelle condizioni, chiaramente la strada si sarebbe deteriorata ancora più velocemente, perché l'acqua, il ghiaccio e poi la siccità e il caldo vanno a spaccare ancora di più l'asfalto. Quindi quello che avete visto in questi giorni in via Nuova di Corva, ieri in via Le Treviso, anche già oggi, sono state proprio il rifacimento di punti interi di fondazione stradale, quindi è stata tolta una parte sostanziale, importante, uno spessore molto grande di asfalto, ed è stato rifatto con ovviamente un materiale particolare più in grado di reggere i carichi pesanti che passano in queste due strade ogni giorno, che sono due tra le principali strade di accesso alla città. Da qui la necessità appunto di intervenire, l'appalto ha un valore di 700.000 euro. E nei prossimi giorni, una volta finiti questi risanamenti, che sembrano dei rattoppi ma in realtà non lo sono affatto, verrà poi steso un uniforme strato di asfalto in modo tale da renderlo liscio e da allontanare velocemente l'acqua in caso di pioggia, in modo tale da rendere sempre sicuro la superficie stradale. Seguirà dopo un po' di settimane, come sempre, ma lo spieghiamo ogni volta volentieri, la segnaletica, perché l'asfalto, nel momento in cui viene steso, se viene poi passata la segnaletica, questa vernice bianca o gialla a seconda del tipo di segnale, viene assorbito e quindi sparisce nel giro di pochi giorni. Quindi bisogna aspettare qualche settimana perché si asciughi, per evitare questo effetto spugna, insomma, che l'asfalto fa. Per quanto riguarda le polemiche,
Sorrido perché in realtà il sindaco nel 2016, già nel 2015 in campagna elettorale, aveva evidenziato il fatto che i soldi del cofinanziamento del PISUS, motivo per cui le progettazioni si sono bloccate all'agosto 2015, è stato spostato per fare una serie di asfaltature che non sono come queste, non era una manutenzione straordinaria, ma era un ripasso, diciamo, del manto di asfalto superficiale legato alle vicine elezioni. Questo era quello che era il contenuto della segnalazione. In questo caso si tratta di manutenzioni che i cittadini aspettano da più di 20 anni, mi sono arrivati tutta una serie di messaggi su questo tema, e che effettivamente non rendevano un onore a una città che come biglietto da visita ha una strada completamente dissestata. Parliamo di diverse strade, appunto via Nuova di Corva, viale Treviso, ma anche via Montereale, che veramente aspettava quasi da 40 anni il lavoro che è stato fatto nel 2017. Assessore, prossimi interventi invece in cantiere quali sono? Facciamo anche una piccola panoramica di quello che i cittadini si dovranno attendere da qui fino alla fine dell'anno, sì. Anche magari guardando al 2020, perché no? Allora, i prossimi interventi saranno sicuramente la continuazione delle fognature da via San Valentino verso via Piave, quindi fino al limite del confine comunale, e un'altra opera che partirà a settembre, che sarà meno visibile sicuramente soprattutto all'inizio, è la pista ciclabile che dal parco del seminario porterà fino a via Bellasio al confine con Torre. È stata aggiudicata la gara, si sta per procedere alla consegna, è questione di qualche giorno, del cantiere, quindi si inizieranno a vedere i lavori anche lì, ripeto, poco impattanti. Per quanto riguarda quelli in corso, via Mazzini, largo San Giorgio, hanno liberato, diciamo, già alcune parti di strada, quindi non stanno creando grossi problemi al traffico. Via De Paoli allo stesso modo. Quella forse più critica è quella relativa alla pista ciclabile di via Martiri Concordiesi, dove hanno ripreso a partire già da ieri a realizzare le cosiddette terre armate, ovvero un pezzo nuovo, diciamo, di ciclo pedonale dal lato del seminario, mentre quella verso Viale Martelli sarà fatta sospesa, diciamo, sul Noncello. Quella parte lì verrà realizzata nelle prossime settimane, quindi anche qui ho letto nei social non sta lavorando nessuno. In realtà il cantiere era spostato verso il lato del seminario da un lato, e dall'altro si stavano rimuovendo i pali dell'illuminazione pubblica, che verranno sostituiti con nuovi, ovviamente con tecnologia a LED a bassa emissione, a basso consumo di energia. E allora grazie come sempre a Cristina Mirante, assessore del Comune di Pordenone, poi come sempre ci troveremo nei prossimi appuntamenti per continuare a parlare di questa città che sta cambiando. Grazie ancora per essere stata con noi. A voi, grazie mille. Parliamo adesso di scommesse, ci sono le scommesse politiche, ci sono le scommesse che tengono banco in questi giorni, ci sono anche le scommesse o la scommessa di Sandro Bortolin, piantare semi di anguria nel marciapiede della propria casa e veder nascere poi una vera e propria pianta del cocomero. Il risultato è stato sorprendente e oggi allora noi l'abbiamo testato per voi. Un evento più unico che raro è avvenuto dai Piccolo di Porcia. Due angurie di 34 cm e 5 kg ciascuna sono nate dal marciapiede di un'abitazione di via Monterau. La scommessa è stata vinta da Sandro Bortolin, che, andando contro le opinioni di tutti coloro che dicevano che non ce l'avrebbe fatta, a maggio ha deciso di piantare 4 semi di cocomero sul marciapiede esterno alla sua abitazione. Il risultato è stato sorprendente. L'idea è nata da una piantina di pomodoro. Mi sono fatto una scommessa, siccome al di là della pianta dell'anguria, tra la fessura del marciapiede mi è nata una pianta di pomodoro, è nata da solo comunque la pianta. Allora mi sono detto, perché se non faccio un buco sul cemento e magari vado a pescare il terreno mettendo dentro dei semini, non può nascere una pianta di anguria? E così è fatto e così è successo, perché abbiamo visto assieme mamma natura cosa ha prodotto. Sono venute fuori due belle angurie che fra una settimana me le gusterò. E chi vuol provare lo facciano pure, buchino il cemento, se riescono a trovare il terreno buttino dentro il semino con un po' di pazienza, che non vada dentro tanta acqua perché se non marcisce, e vedrà che la pianta dell'anguria esce. Bortolin ha affermato di non aver utilizzato alcun concime per facilitare lo sviluppo della pianta, ma tutto quello che l'ha aiutata è stata la natura stessa. Solo mamma natura. Niente, è stata una scommessa che mi sono fatto, perché io non ho neanche un orto e non sono neanche capace di coltivarlo. Mi sono fatto una scommessa e sono contento, perché è una cosa di spettacolare, insomma. Il marciapiede si trova in una posizione favorevole, assolato e riparato dalla pioggia.
ambiente ideale per la crescita delle angurie. Non gli sono inoltre servite esperienze pratiche di agricoltura. Orto non ne ho, è la prima volta che lo faccio, però siccome provengo da una famiglia di contadini, ho visto come piantavano le angurie, come seminavano, come si vuol dire. Però non è che mi è venuta la passione perché i ricordi mi hanno portato dietro nel tempo, è perché, ripeto, ho visto questa pianticina di pomodoro che è nata da sola tra la fessura del marciapiede, ho detto se io mi faccio un buco e gli metto il seme, mi deve per forza venire fuori la natura, se 2 più 2 fa 4, qua ci siamo. L'angurie l'ho piantata verso la metà di maggio, i semi li ho buttati dentro lì, verso la metà di maggio, e molto probabilmente hanno trovato, io dico il terreno perché sotto il cemento è chiaro che c'è il terreno, e non essendo tanto di spessore, ha trovato l'habitat naturale e la natura ha fatto il suo corso, insomma, bello, sono contento. Un esperimento riuscito, ma anche una scommessa. Complimenti a Sandro Bortolin, insomma, per questa iniziativa portata a termine. Torniamo a parlare di politica, lo facciamo con il professor Giorgio Zanin, segretario del PD per il Friuli Occidentale. Ben ritrovato, professore. Buonasera a lei, direttore, e ai telespettatori. Dunque, le ultimissime, PD sempre più vicino a 5 Stelle e viceversa, con però dei nodi ancora da sciogliere. Come vede, sa da fare questo matrimonio, secondo lei? Beh, diciamo, intanto io ho saltato 15 giorni, dunque mi sono perso, diciamo, le prime due puntate di questa vicenda della crisi, e la prima cosa che possiamo dire chiaramente è che è una crisi che ha un padre responsabile e un colpevole, e dunque la prima cosa che deve essere chiara è questa: un governo nato in Parlamento, mandato in crisi per quello che è stato descritto dal Presidente del Consiglio come un irresponsabile, un pericoloso, diciamo un opportunista. Ecco, quello lì è l'origine di questo percorso. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far pagare agli italiani le conseguenze di un disastro? Questa è la domanda. Guardi, io ho mandato, penso anche a lei, a molti, ho ascoltato, pur essendo impegnato in un viaggio studio all'estero, ho cercato di intercettare i sentimenti, delle opinioni di tanti vicini alla componente del Partito Democratico, del centro-sinistra in generale, nei giorni passati, e ho raccolto, ecco, più di 100 opinioni qui nel Pordenonese, e tutti, guardate, con una grande incertezza, perché non è mica facile rimettere in ordine e ricucire laddove, come dire, per anni c'è stato un linguaggio, un modo di comportarsi, uno stile, un atteggiamento così ma veramente di cattivo gusto anche nei contenuti e nelle forme, negli attacchi anche a livello personale di molti, ecco, con un imbarbarimento anche del tessuto politico che oggi, diciamo, a rimetterlo in ordine ci vuole una certa fatica. Dunque è chiaro che quello che sarebbe stato normale in passato, cioè un nuovo governo parlamentare, vede molti oggi urlare, gridare, scandaloso, difficile, complicato, sia di quelli che stanno nel PD, sia di quelli che stanno nei 5 Stelle, sia ovviamente di quelli che resterebbero fuori dal governo nel caso in cui si facesse, con una opinione che dipende, credo io, più da questo clima avariato del sistema anche della comunicazione, direttore. Non so se mi permette questa osservazione, cioè in realtà... Beh, la fa lei, per l'amor di Dio, no, ma lo dico perché siamo qui a parlare in un contesto di comunicazione, cioè dico, le incertezze nel fare un governo nascono da quello che ci si è detti e si è, diciamo, manifestato negli ultimi anni, un clima che non facilita una collaborazione parlamentare. Nessuno ha detto la stessa cosa quando, anche se i presupposti, si è capito, erano uguali, no? Quando si è fatta l'alleanza giallo-verde, cioè che si erano presentati alle elezioni divisi, in pieno contrasto, che i loro punti programmatici e che il loro elettorato erano completamente divergenti, eppure tutti hanno salutato quell'azione di governo come un'azione quasi, diciamo,
di rinnovamento del sistema paese. E invece ci si è resi conto, lei lo ricorderà, quando siamo venuti qui per le elezioni europee, nella discussione eravamo in questo stesso tavolo, sembrava con tutta evidenza che i 5 Stelle fossero più vicini a voi. Più vicini i 5 Stelle senz'altro. Però ci sono al stati PD. Dei momenti di tensione, professore, non vi siete molto amati, soprattutto nel 2000. No, infatti, ma io dico che è normale quando si fanno degli accordi che si mettono giù dei punti chiari. Allora, io penso che ci voglia oggi, se si farà un governo, io me lo auguro perché ritengo che sia nell'interesse degli italiani, non nell'interesse di un partito o di qualcuno che vuole andare a lucrare subito al voto perché pensa di incassare, diciamo, un interesse per il partito. Non si può votare tutti gli anni. Il Parlamento, cioè, non è che se uno segna e va in vantaggio dopo un quarto d'ora, allora dice va bene, basta, chiuso, la partita è finita. La partita dura 90 minuti, la legislatura dura 5 anni. Se in Parlamento, queste sono le regole della Costituzione e anche del buonsenso della democrazia, non è che ogni volta che c'è un'elezione cambiano i risultati o i sondaggi, allora si dice basta, si chiude e c'è una nuova maggioranza, si fa... Cioè, questo è veramente, tanto più in un sistema democratico che ha cambiamenti di opinione così repentini. Io mi auguro dunque che il nuovo governo si faccia su alcuni punti chiave. Il primo punto è che ci vuole un governo che mette a posto, diciamo, in sicurezza i conti delle famiglie e degli italiani. Dunque con un'azione economica decisa che salvaguardi, diciamo, le clausole che minacciano di portare a un IVA nuovo, ma anche con proposte di, diciamo, di rilancio dello sviluppo economico, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. In particolare io mi aspetto con azioni che riducano il costo del lavoro. E poi l'abbiamo tutti capito, cioè qui ci vuole veramente un netto salto in avanti rispetto a una pianificazione, un orientamento di carattere ambientale, non soltanto sulle questioni, diciamo, internazionali, la salvaguardia della foresta amazzonica, ma anche l'economia circolare, certo, la green economy. È chiaro che tutto questo va fatto in una cornice, finalmente e chiaramente, il presidente Conte lo ha detto, mi auguro che il gruppo dei 5 Stelle vada in questa direzione, maturi come pare aver maturato gradualmente questa posizione quando ci fu questo voto per la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Io penso che questo sia un punto, forte radicamento nella progettualità europea e anche saldatura sul tema del patto atlantico. Noi siamo qui nel territorio della base di Aviano, caspita, tutti i giorni sentiamo uno che fa gli accordi in termini di rubli con Putin, ma dove stiamo? O qualcuno che smentisce l'Unione Europea? No, non funziona un paese in questo modo. Ecco, bene. Allora, se ci sarà un nuovo governo su questi punti, io penso c'è il profilo, come ha chiesto il Presidente della Repubblica, per fare un lavoro serio che vada e che miri all'interesse, ripeto, di tutto il paese, di tutti gli italiani e non di qualche partito soltanto. Ne parleremo ancora, intanto grazie al professor Giorgio Zanin, segretario del Partito Democratico nel Friuli Occidentale. Grazie ancora per essere stato in nostra compagnia. Prima di andare con l'amico Cristiano Pizzo, godiamoci il servizio al Via la Vendemmia 2019, vediamo allora che aria tira a nord-est, inteso come Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Vendemmia 2019 in calo nel Veneto rispetto ai record dello scorso anno, ma pare di elevata qualità. Uno scenario questo che si ripete anche nelle altre principali regioni vitivinicole italiane, meno invece in Francia e Spagna, dove la vendemmia arranca. È questo lo spaccato previsionale presentato oggi a Legnaro nel Padovano in occasione dell'ormai storico Focus giunto alla 45esima edizione organizzato da Veneto Agricoltura e Regione con AVEP, ARPAV e CREA Venezia. Per quanto concerne le previsioni di vendemmia, dunque, nel Veneto quest'anno la produzione di uva dovrebbe ridursi mediamente del meno 15% rispetto alla produzione del 2018, con punte anche ben maggiori in alcune aree.
Complessivamente la produzione dovrebbe raggiungere i 12,8 milioni di quintali di uva. A Belluno la produzione è stimata in calo di circa il 10%, riduzione in parte compensata dall'entrata in produzione di 6 ettari di nuovi vigneti. Nei territori di Padova e Rovigo, grazie al buono stato fitosanitario delle uve, la raccolta è prevista nella media. In provincia di Treviso l'uva Glera, il Prosecco, presenta una buona fertilità tale da garantire livelli produttivi in grado di assicurare, se non superare, i limiti imposti dai relativi disciplinari di produzione. Anche nel veneziano si prevede una quantità di raccolta in calo del 15-20% rispetto alla vendemmia 2018, la diminuzione più accentuata per le uve a bacca bianca precoci. In provincia di Vicenza è prevista una riduzione produttiva del 20-25% rispetto al 2018. Infine, nell'area di Verona rispetto al 2018, il calo produttivo si stima dal 10-25% a seconda delle varietà. In Friuli Venezia Giulia la fertilità reale dei germogli risulta inferiore a quella del 2018 su tutte le varietà. Si stima pertanto una contrazione delle produzioni per pianta rispetto all'anno precedente nell'ordine del 10-15%, anche se con significative differenze in relazione alla zona e alle varietà. Andiamo allora con Cristiano Pizzo, coordinatore della CISL per il Friuli Occidentale. Dottore, ben ritrovato. Grazie mille, buonasera a tutti. Grazie per essere in nostra compagnia. Allora, abbiamo sentito un attimo le considerazioni della parte politica, il nuovo governo che sa da fare. Secondo lei, a questo punto, qual è la migliore soluzione per l'Italia, vista anche con gli occhi della categoria che rappresenta, cioè soprattutto la sigla sindacale che è la CISL? Ma guardi, in un momento che non è certamente dei più belli e dei più edificanti della politica italiana degli ultimi decenni, io mi sento di dire che intanto c'è un riferimento chiaro di responsabilità, di competenze e di esperienza che il Presidente della Repubblica Mattarella, che è poi quello che ha in mano in questo momento, come previsto dalla Costituzione, il pallino del gioco, perché sarà lui a determinare un po' l'andamento in funzione della eventuale maggioranza che si presenterà. E quindi partiamo da questo punto fermo. E la seconda questione però è che c'è stata una crisi di governo. Io non entro sul, come ha fatto l'onorevole Zanin poco fa, sul di chi è la colpa o meno, però la crisi di governo è evidente. C'è un governo che ha iniziato ad operare in questo paese con circa 130 tavoli di crisi aperta sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico. A oggi, dopo più di un anno, siamo a oltre 160 tavoli di crisi, il che vuol dire per ogni tavolo è un'azienda, sono centinaia e centinaia di lavoratori, si parla di circa, vado a memoria, siamo intorno alle 200.000 lavoratori che rischiano in questo momento in questo paese, in tutti i settori. E in questa situazione, con la crisi aperta, noi questi tavoli di crisi non li stiamo affrontando. Restano aperti tutta una serie di altri temi, non si affronta il taglio delle tasse, che sarebbe utile alle pensioni e alle retribuzioni dei lavoratori, non si affrontano la salute e la sicurezza, che in questo momento sono e restano uno dei principali problemi del mondo del lavoro. Lei prima, direttore, ha citato una notizia che riguarda un incidente, un infortunio in questo territorio. Siamo alla quotidianità, purtroppo, lo sottolineo due volte, e non riusciamo a trovare una soluzione a ormai quello che, se non ricordo male, siamo intorno ai 500 morti sul lavoro dei primi sei mesi. Un'ecatombe. È una guerra. È una guerra fatta, purtroppo, che coinvolge persone che però escono di casa e vanno al lavoro per guadagnare uno stipendio, mandare avanti la famiglia, e poi non rientrano a casa. È solo un piccolo elenco dei tanti problemi che ci preoccupano in questo momento. La politica sembra non occuparsene. Una piccola nota polemica potrebbe essere che, dal mio umilissimo punto di vista, in questo momento questi problemi non sono una priorità della politica italiana, e questo è ovviamente un grande dispiacere personale, ma un po' di tutta la CISL.
Ne parleremo ancora, grazie come sempre a Cristiano Pizzo della CISL del Friuli Occidentale, lui che è il coordinatore. Grazie dottore per essere stato nuovamente in nostra compagnia. Andiamo a Udine con l'ospite di Omar Costantino, dovremmo avere Ugo Falcone in diretta. Venuto a trarci in studio Ugo Falcone per parlare un po' della situazione politica che si sta materializzando minuto per minuto in Italia. Allora innanzitutto c'è da capire cosa, Falcone, cosa nasce, insomma, perché qua cambia tutto minuto per minuto. Qui stiamo attendendo conferme, sconferme, perché insomma questa mattina, fino in tarda mattinata, sembrava che ormai questo governo di legislatura non si facesse più. E poi nelle prime ore del pomeriggio c'è stata un'apertura di Zingaretti nei confronti di Conte, perché il PD non voleva l'attuale premier Conte nuovamente per un Conte bis, e adesso stiamo attendendo perché dalle 16 sono iniziate le consultazioni ovviamente con i gruppi parlamentari minori. Domani, come sa, ci saranno gli incontri con i gruppi parlamentari maggiori, e l'ultimo a chiudere domani proprio alle 16 sarà il Partito Democratico, quindi capisce che il Partito Democratico ha ancora circa una 20 ore a disposizione per arrivare a un compromesso, a una mediazione politica con le 5 Stelle. Senta, la sensazione è, ma non serve essere dei maghi, che non si andrà a elezioni per un semplice motivo, perché comunque vada Mattarella qualcosa, un piano B, un piano C ce l'ha nel caso in cui la politica fallisce, no? Ma secondo me sì, alle elezioni non si dovrebbe andare, io uso sempre il condizionale perché in Italia tutto è possibile. È anche vero che, attenzione, che il presidente Mattarella è uno che ligio alla forma. Senz'altro non vuole un governo di legislatura con un teatrino come quello che è successo pochi giorni fa, ecco. Forse questo governo 5 Stelle e Lega non doveva neanche nascere, se vuole il mio modesto parere. Però è nato, sappiamo che dal punto di vista, sul piano procedurale e costituzionale, è legittimo, come è legittimo se nascerà un governo 5 Stelle PD, ahimè, ai noi purtroppo, lo dico io, ecco, è legittimo. Però Mattarella, se vedrà che queste consultazioni con PD e 5 Stelle non andranno in porto, probabilmente tenterà anche la carta di un governo tecnico. Insomma, come si dice, sotto il cupolone ogni cosa ha la sua stagione, no? Ma guardi, noi come Fratelli d'Italia il 25 luglio io ero presente all'Assemblea Nazionale del Partito, che era stata riunita, non dico d'urgenza, ma insomma con una certa celerità. La Meloni lo disse chiaramente in quel momento a Salvini, avrebbe dovuto staccare la spina l'indomani, quando alla nomina della Presidenza europea era andata, grazie ai voti dei 5 Stelle, un candidato tedesco. Lì Salvini forse ha perso l'attimo giusto per staccare la spina a questo governo. E purtroppo in politica i temporeggiamenti, i ritardi si pagano. Vedremo adesso se Salvini e noi con alleati sapremo eventualmente, a fronte di un governo tecnico o di legislatura, di fare un'opposizione efficace e dura, e qualitativamente di un certo peso, perché sa, qua ci sono decreti d'urgenza da approvare, che, attenzione, possono essere approvati anche a camere sciolte, quindi Mattarella potrebbe anche decidere domani di sciogliere le camere, perché quei decreti su salva industrie, fabbriche, salva docenti precari, eccetera, sono possibili anche a camere sciolte. L'importante, attenzione, che poi il premier ancora in pectore, Conte, firmi e faccia trasmettere al suo capo gabinetto, al presidente Mattarella, la firma di questi Bene, decreti. Io ringrazio Ugo Falcone e passo immediatamente la linea a Pordenone. Allora chiudiamo questa prima parte collegandoci con Alessio Conforti e la sua ospite, che saluto, l'amica Anita Fiorentino. Non perdete poi ovviamente la seconda parte con le previsioni dell'Osmer Arpa Friuli Venezia Giulia, poi a seguire tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto. Vi chiederei insomma di rimanere poi incollati al vostro monitor, alla nostra emittente televisiva, perché a partire dalle 21:05 avremo come super ospite Sua Eccellenza il prefetto di Pordenone, la dottoressa Maria Rosaria Maiorino. Parleremo a 360 gradi di quella che è Pordenone, di quella che è stata la sua carriera da donna in divisa,
esperienza, insomma, partita con la squadra narcotici di Cagliari, per poi, insomma, passare addirittura a guidare la sicurezza del Vaticano, a diventare l'angelo custode di Papa Francesco. Una storia bellissima sicuramente, poi un finale sicuramente dedicato alla nostra città Pordenone, che la sta ospitando già da circa un anno e qualche mese. Rimanete con noi. Sì, con Anita Fiorentino, prima una notizia dell'ultima ora, perché purtroppo a Carli ha perso la vita un uomo di 80 anni nel tardo pomeriggio, colto da quello che sembra da un malore in acqua. Ne parleremo ovviamente nel corso dell'edizione veneta con un approfondimento. Anita Fiorentino, ore di fibrillazione a Roma, l'abbiamo visto, consultazione tra Lega e 5 Stelle terminata poco fa alla Camera, pare insomma che si vada verso questa fumata bianca, in questo senso. E anche l'EU si è espressa, Liberi Uguali sempre in serata, appoggiando questo ipotetico governo. Che cosa ne pensa? Buonasera, ricambio i saluti prima di tutto del direttore che mi ha salutato. E cosa ne penso? Penso che è una cosa che si debba fare. Penso che è un accordo che andava chiuso già dopo il 4 marzo, che quindi sappiamo bene come sono andate le cose. Renzi fece saltare il banco. Quindi che dovevano farlo già dopo. Avrebbero già dovuto farlo un anno fa. Era innaturale il governo che c'è stato fino adesso. Però anche 5 Stelle con il PD era un po' innaturale. Ma sì, era innaturale sicuramente, ma c'erano più cose che si avvicinavano a noi. Tanto è vero che noi di Liberi Uguali siamo sempre stati dalla parte di un accordo con i 5 Stelle, sia un anno fa e anche adesso. Tanto è vero che l'altro giorno, quando la delegazione di Liberi Uguali, dopo il gruppo misto, è andato convocati dal presidente Mattarella, hanno dato il loro appoggio a un futuro governo rosso-giallo. Quindi speriamo, insomma, che l'accordo si faccia e, insomma, perché riportare dopo meno di poco più di un anno i cittadini italiani nuovamente al voto è veramente una cosa che non si può sentire, anche perché, ripeto, adesso si andrebbe a fare un'alleanza, andrebbero a fare un'alleanza il primo partito, il secondo partito, come naturale sarebbe dovuto essere già un anno e mezzo fa. Ecco, questo è il mio parere. E non solo il mio, insomma. 5 Stelle che però, insomma, dalla loro discesa in campo dovevano essere completamente, diciamo così, astratti rispetto alla politica tradizionale, rispetto ai vecchi vincoli della politica, rispetto alla destra, rispetto alla sinistra. E qua, insomma, ci si ritrova invece a forse fare qualche passo indietro. Parliamo ovviamente di accordi politici. È chiaro che poi c'è anche il paese, ci sono le aziende che muoiono, ci sono, certo, i lavoratori che mancano e c'è un ipotetico aumento dell'IVA, però di fatto qui siamo bloccati in un angolo. Ma siamo bloccati in un angolo. Ma c'è da dire anche che i 5 Stelle hanno fatto passare di tutto e di più a Salvini, ricordiamocelo. C'era un patto di governo. C'era un patto di governo, hanno fatto, però voglio dire, comunque gli hanno fatto passare di tutto, addirittura 3 giorni prima che Salvini facesse saltare il banco gli hanno dato la fiducia sul decreto sicurezza bis, voglio dire. Quindi è inutile che adesso Salvini cerchi dei capri espiatori per cercare di dare colpe ad altri. Le colpe sono solo le sue, siamo andati all'aria, perché i 5 Stelle, è inutile che continui a dire che 5 Stelle sono il partito del no, il movimento del no, perché mi pare, a quanto pare invece, è passato il TAV, il decreto sicurezza bis, cioè sono passate tante cose, quindi non mi sembra tanto il partito del no. Quindi a questo punto qui adesso bisogna veramente mettersi al lavoro per pensare veramente, come diceva lei, al lavoro, e quindi proprio il lavoro, che è quello che vuole la gente poi alla ma fine. Ma è quello che vuole, cioè, la gente. Io penso che se avranno la possibilità di fare questo governo e di lavorare bene, lavorare veramente per il bene dei cittadini, io penso che questo governo possa durare la legislatura, che vada a termine, io penso che il centrodestra, insomma, potrebbe perdere molti consensi, come già sta facendo. Si va verso un Conte bis senza Di Maio vice premier, ma l'ultima domanda e poi la lascio. Un'ipotetica alleanza PD 5 Stelle potrebbe funzionare anche alle prossime regionali in Veneto?
Diciamo di sì, potrebbe essere veramente un'alternativa questa. Sì, io vedo che se lavorano bene, potrebbe un anno, ci vuole un anno ancora. Tutto può succedere. Scenari impensabili fino a 10 giorni fa in piena agosto. La politica non si va mai in vacanza. La politica è così, tutto è possibile in politica. Grazie Anita Fiorentino per essere stata con noi. Linea che può passare alla regia, vi aspetto tra poco con il telegiornale dal Veneto. Prima ovviamente però la linea va ad Udine. A tra poco. Buonasera, anche oggi un'altra giornata calda di fine estate ma con temperature che hanno superato abbondantemente in pianura i 30 gradi nel pomeriggio, valori fino a 33-34 gradi localmente, sulla costa massime intorno ai 30-31 gradi circa e venti di brezza. Per quanto riguarda domani, tempo stabile ma con cielo poco nuvoloso per delle velature date da una depressione presente sulla Sardegna e su quelle zone ci saranno dei temporali che riguarderanno poi anche probabilmente le zone occidentali italiane, ma non la nostra regione. Temperature massime di domani ancora elevate, intorno ai 33-34 gradi in pianura, sui 30 lungo la costa. Probabilmente le velature dal pomeriggio di domani si faranno più spesse e daranno un cielo probabilmente variabile nel pomeriggio sera. Per quanto riguarda giornata successiva, giovedì, cielo poco nuvoloso su pianura e costa, probabilmente anche sereno lungo la costa, con temperature ancora elevate, intorno ai 33-34 gradi in pianura, sui 30 lungo la costa, dove saranno ancora venti di brezza in genere deboli, sui monti variabilità con qualche rovescio temporale nel pomeriggio. Il caldo andrà avanti per tutto il, diciamo, fino a fine mese, almeno fino al primo settembre, con temperature 4-5 gradi oltre la norma. Ci sarà comunque l'instabilità nel pomeriggio, in particolare in montagna, ma è possibile che qualche episodio, qualche temporale, accada localmente nel fine settimana anche sulle zone di pianura, ma di questo ne parliamo nei prossimi appuntamenti. Buona serata a tutti. Riprendiamo dunque la linea dopo lo spot da Udine per continuare a parlarvi di quello che è accaduto in Friuli Venezia Giulia, come sempre il nostro consueto treno dei servizi. Assessore, allora facciamo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la sicurezza a Udine, come è andato il periodo estivo? Ma il periodo estivo, devo dire in modo positivo, parte alcuni episodi che effettivamente hanno riscontrato alcune criticità che abbiamo affrontato in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alcune settimane fa. Devo dire che abbiamo ricevuto delle risposte e dei suggerimenti da parte del Prefetto e delle Forze dell'Ordine che giudico molto positive. Proprio la prossima settimana inizieranno la loro attività i nuovi assunti a livello della nostra polizia locale. Questo è un grande orgoglio, è un grande risultato che come amministrazione abbiamo ottenuto. Saranno 6 nuovi agenti, quindi un aumento del 10% del personale. Dentro l'anno contiamo di assumerne altre 6 e quindi al primo anno di giunta Fontanini la polizia locale avrà un organico maggiorato del 20%. Penso che sia qualcosa di assolutamente molto positivo. Abbiamo poi in piedi un piano straordinario per l'installazione di telecamere, quindi di sistemi di videosorveglianza di proprietà del comune. I prossimi anni verranno utilizzati a quei fondi sia delle casse del comune che dei finanziamenti regionali e ci sarà un'implementazione notevole dei sistemi di videosorveglianza. Stiamo lavorando poi a un patto molto interessante con la questura, con l'arma dei carabinieri, con la prefettura e con i commercianti perché vogliamo destinare delle ingenti somme per agevolare i commercianti e gli esercenti che vogliono installare telecamere nei loro negozi, nei negozi di loro proprietà, e questa è certamente una forma di deterrenza molto importante per scoraggiare chi vuole entrare in un esercizio commerciale e commettere dei reati. Ecco, per quanto invece riguarda gli ultimi episodi di cronaca nera avvenuti a Udine, il Comune insieme alle forze dell'ordine che strategia vuol portare avanti? Intanto bisogna fare un grande lavoro a livello di prevenzione e quindi di spiegare ai titolari, agli esercenti cosa fare nel momento in cui si possono verificare questo tipo di situazioni, che anche in una città che comunque è vivibile come la nostra, che non è paragonabile a situazioni molto più delicate che ci sono nel territorio nazionale, comunque può presentare degli aspetti di criticità. Quindi da un lato prevenzione, dall'altro la repressione di questi fenomeni e
per ai fini della repressione è fondamentale che venga implementato il sistema di videosorveglianza. Professore Franza, cosa ci racconta per quanto riguarda settembre e soprattutto queste iniziative importanti che vedranno protagonista il Comune di Udine? Beh, quest'anno abbiamo i 25 anni di Friuli Doc, la nostra manifestazione più importante per quanto riguarda il settore dell'enogastronomia. Sarà una via scoppiettante quest'anno perché avremo una madrina d'eccezione, la Federica Masolin, direttamente da Sky, e poi avremo soprattutto un ricco programma di iniziative e di eventi. Naturalmente protagoniste saranno ancora quest'anno le Pro Loco e quindi come consuetudine verranno occupate le vie principali della città di Udine, le piazze principali, ma quest'anno abbiamo anche un allargamento, perché oltre a parlare di via Aquileia, dove l'anno scorso c'è stata la Stiria, anche quest'anno confermiamo la presenza della Stiria, quest'anno ci sarà un allargamento su via Poscolle e un allargamento su via Gemona, dove contiamo di avere la presenza degli amici dell'Istria e degli amici della Carinzia, quindi una presenza sempre più internazionale per questa manifestazione. In più poi c'è questo rapporto con l'Università di Udine e con le eccellenze dell'enogastronomia della nostra regione, ossia grazie all'accordo con l'Università di Udine noi avremo a Palazzo Toppo Wasserman, quindi nella sede prestigiosa dove c'è l'eccellenza della conoscenza della nostra regione, ossia la Scuola Superiore dell'Università di Udine, e lì ci saranno degli eventi anche non solo promozionali ma anche, come dire, educativi e formativi che vedranno la presenza dei consorzi del Friuli Venezia Giulia, quindi il consorzio del prosciutto, il consorzio del montaggio e i consorzi dei vini, quindi le eccellenze dell'enogastronomia che incontrano l'eccellenza della conoscenza. Sì, da Friuli Doc non deve essere solo una sagra, e il Comune l'ha sottolineato questa cosa, cioè deve essere un momento in cui si promuove il territorio chiamato Friuli. Infatti questa è proprio la novità di quest'anno, grazie anche alla generosità di Maseri che ha donato Palazzo Antonini all'Università di Udine. Quest'anno noi organizzeremo assieme all'Università tutta una serie di eventi che coinvolgeranno le principali dimore della città di Udine. Penso solo anche al cortile di Palazzo Florio, dove ci saranno delle iniziative organizzate dalla Codiretti e dagli AgriChef che vedranno un grande coinvolgimento quindi delle realtà produttive e di quelle che sono le eccellenze della nostra regione. Quindi tutta una serie di iniziative che quest'anno eleveranno sotto l'aspetto, come dire, anche culturale, questa manifestazione naturalmente sempre legata al mondo dell'enogastronomia. E poi che dire anche degli spettacoli, degli eventi, penso solo all'evento finale, quest'anno faremo un gran finale con il concerto della Noemi e quindi anche degli episodi di intrattenimento, degli avvenimenti che in qualche modo richiameranno senz'altro un sacco di persone nella città di Udine. Ed una grande promozione internazionale dell'evento, perché grazie anche alla disponibilità della nostra città gemellata di Villacco, quest'anno verrà fatta un'attenzione, ci sarà un'attenzione particolare nella promozione in Austria, in Slovenia, oltre che nel vicino Veneto, oltre in tutte le realtà con termini, quindi ben al di fuori dei confini regionali. Certo. Senta, per concludere, sono termini abusati, ma che servono a chiarire bene le cose. Il brand e il know-how di quello che uscirà in questa edizione di Friuli Doc. Beh, quest'anno avremo una nuova immagine, un nuovo brand che naturalmente caratterizzeranno i 25 anni della manifestazione, ma soprattutto l'immagine sarà rafforzata, come dicevo, da queste collaborazioni, da queste eccellenze che quest'anno saranno protagoniste della manifestazione. Come dicevo, ci saranno il ruolo ormai consolidato e importantissimo delle Pro Loco, ma soprattutto ci saranno queste grandi novità che sia dal punto di vista così culturale che dal punto di vista dell'intrattenimento ma anche dal punto di vista proprio organizzativo daranno senz'altro lustro ai 25 anni della manifestazione di Friuli Doc. Grande appuntamento nel fine settimana a Lignano Sabbiadoro per i 70 anni della fondazione, di ricordo della fondazione della Brigata Alpina Iulia, chiaramente anche l'associazione ANA è presente, no? Beh, ci mancherebbe, sono i fratelli in armi, guai se non fossimo presenti. Difatti il gruppo Alpini di Lignano, la sezione di Udine e ovviamente con la collaborazione della Brigata Alpina Iulia stiamo preparando questo grandissimo evento perché 70 anni non sono pochi ma non sono neanche tanti e dobbiamo dire che questa brigata multinazionale, perché c'è anche la Ungheria e la Slovenia, è l'erede della divisione Alpina Iulia che ha combattuto
in Grecia, Albania, in Russia. Quindi una brigata veramente molto importante per il Friuli, ma credo che sia molto importante per tutto il mondo, dove i nostri militari, i nostri alpini e alpine ovviamente lavorano e stanno cercando di mantenere la pace in territori dove ovviamente la guerra è più forte di quello che dovrebbe essere. Possiamo dire non solo sfilata, ma incontro tra veci e boccia in un certo senso. Sì, incontro fra veci e boccia, fra coloro che hanno militato nei vari reparti della Brigata Alpina Julia, ma al di là di questo poi ci saranno anche il venerdì sera i cori, ci sarà il coro della sezione Ana di Udine, gruppo di Codroipo, nella chiesa di Lignano Pineta, c'è il coro Bai, il coro congedati Brigata Alpina Julia, che canterà appunto nella chiesa di Lignano Sabbiadoro. Dobbiamo dire che questo coro quest'anno compie 40 anni, quindi una kermesse non indifferente. Poi il sabato, oltre all'alza bandiera per sancire ovviamente l'inizio di questa grande manifestazione, c'è l'incontro in comune, dove ovviamente il comune di Lignano Sabbiadoro, partner di questa grande manifestazione, consegnerà alla brigata e ai comandanti degli attestati di merito per quello che ovviamente hanno fatto, stanno facendo e faranno. Poi la fanfara della Brigata Alpina Julia sfilerà per le vie della città di Lignano. La sera abbiamo, dopo la messa alle 17.45, un incontro, una tavola rotonda con ex comandanti della brigata, attorniato ovviamente dal mitico Toni Capuozzo. Poi la domenica la grande sfilata con i reparti in armi e ovviamente tutti gli alpini in congedo che si sistemeranno nei vari reggimenti cui loro hanno partecipato e fatto il servizio militare. Andreoli, facciamo un po' il punto della situazione per quanto riguarda l'andamento, il centro, no? Per quanto riguarda le compere nei negozi, insomma, acquisti ci sono, non ci sono? La gente si vede? Ecco, lì il problema, che la gente si vede sempre meno. I motivi sono molteplici. Prima di tutti i centri commerciali e i supermercati che vendono di tutto. Quello è il dramma della città, che lo è ormai da molti anni. Poi adesso aggiungiamo le cose recenti. Via Mercato Vecchio chiusa, via Aquileia chiusa. Sempre, e allora a questo punto la città ne soffre, no? Due importanti vie così bloccate fino a Natale, se tutto va bene. Questo è il dramma. Senta, ma secondo lei è solo una questione di parcheggi? Perché no. La gente è abituata magari a andare in bagno con la macchina. No, non è così, perché ormai i parcheggi a Udine ce n'è anche troppi. I parcheggi a Udine è che proprio la gente non viene più in centro. Il parcheggio è rilevante ormai. Abbiamo tanti posti macchina e abbiamo poca gente. Questo è il dramma. Certo. Non è un problema il parcheggio. Senta, nessuno ha la bacchetta magica e soluzioni si possono trovare come e dove si vogliono. No. Ma la realtà qual è secondo lei? La realtà locale, io parlo solo di quella locale. Ci sarebbe una boccata di ossigeno se questa amministrazione si decide di mettere le macchine in piazza 20 settembre. Ho capito che non lo faranno mai. Però proviamo a pensare che 90 posti a 10 ore possono anche mettere 2 euro all'ora. Cioè, voglio dire, c'è un turnover mostruoso. E fino alla una lavoriamo noi, lavorano anche i bar, i ristoranti. Mm-hmm. Ma anche questi non si dice. Non so, dicono. Ho parlato con l'assessore, ha detto, ma si rovina il pavimento. Manca a casa mia il pavimento, cioè, l'ho rifatto, no? Si rifà. E quando chiudono i negozi non si rifanno più. In questo momento, l'ultima settimana, chiudono altri 2 negozi. Tanto per dire. Casanova e un altro che vende saponi, eccetera. Questa è la realtà. La realtà è che la gente non ce la fa andare avanti e chiude. E noi ci perdiamo in questi spiccioli di monate, nel senso... La pietra piacentina, si rompe, se ne romperanno 3 pezzi, si aggiustano, no?
tutto lì. Io non ho altro da aggiungere. Si chiude qui la pagina informativa dedicata al Friuli Venezia Giulia, break pubblicitario e poi la linea ai colleghi del Veneto. Bentrovati anche dalla nostra redazione del Veneto, come anticipato nella nostra parte generale, tragedia nel pomeriggio a Caorle. Stava passeggiando con la moglie sulla battigia lungo la spiaggia di Ponente quando ha accusato un malore ed è deceduto. Tragedia attorno alle 17 sull'Arenile di fronte a Piazzale Alcide De Gasperi. La vittima è un turista di 80 anni di Como, affezionato cliente di un noto hotel della città. Il consorzio Arenili è intervenuto prontamente con il personale di sicurezza. Sono state applicate tutte le azioni previste da protocollo con tentativo di rianimazione, insufflazione, applicazione del defibrillatore oltre al prolungato massaggio cardiaco fino all'arrivo del personale medico del SUEM 118 che purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso del turista. Il maltempo di maggio ha causato oltre 27 milioni di euro di danni a canali, scoli, opere di irrigazione e bonifica del territorio veneto. Questa la proposta di declaratoria che la Giunta Veneta ha inviato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che si sono verificate tra il 4 e il 5 maggio, il 19 e il 28 maggio scorsi nel territorio regionale. Tre mesi fa a essere danneggiati in maniera significativa dai violenti temporali, ma anche dal vento forte e dalle abbondanti piogge, sono stati in particolare la sponda gardesana orientale e il Veneto orientale. A proposito di Veneto orientale, i comuni interessati dal provvedimento sono Annone Veneto, Cessalto, Cinto, Caumaggiore, Chioggia, Concordia, Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Jesolo, Mira, Mirano, Noale, Portogruaro, San Stino di Livenza, Santa Maria di Sala e Scorzella. La Regione del Veneto chiede 27,5 milioni di euro per danni dalle avversità che si sono registrate. Abbiamo parlato anche nella prima parte del tema relativo ovviamente alla politica nazionale che sta tenendo banco anche con consultazioni tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle terminate di fatto pochi minuti fa. Si va verso un Conte bis senza il vice premier Di Maio confermato alla vicepresidenza, ma probabilmente con un ministero, staremo a vedere quale. Il governatore del Veneto Luca Zaia questa mattina in un punto stampa a Palazzo Balbi ha parlato sì di governo, ma ha parlato anche di altri temi importanti come per esempio l'andamento turistico ed anche una chiosa nuovamente sull'autonomia. Allora sentiamo il governatore. Ma guarda, quest'anno c'è stata una congiuntura un po' particolare, da un lato le difficoltà economiche, dall'altro una Germania riscoperta perché il clima è oggettivamente cambiato anche a casa loro, dall'altro una fascia di turismo che si rivolgeva ai paesi arabi oppure al Maghreb, penso alla Tunisia, penso al Marocco, penso a tutto quello che è il Mar Rosso, eccetera, che sono, pian piano stanno tornando a riacquisire quelle località turistiche, tutto turismo che perdiamo noi, questo è inevitabile. Diciamo che abbiamo lavorato di meno, ma ci posizioniamo in quelle posizioni, con quei numeri che avevamo prima del problema della sicurezza e del terrorismo internazionale. L'idea della pretesa è mia, con un governo che non aveva avuto neanche le palle di far venire il Presidente del Consiglio a firmarla, e questa è la verità. Se io ero Presidente del Consiglio in quel governo, sarei andato subito davanti a tre regioni, Veneto, 5 milioni di abitanti, Lombardia 10 milioni, Emilia Romagna nati 5, cioè davanti a 20 milioni di abitanti, si presentano tre governatori a firmare 4 appunti solo, sì, 4 e mezzo. Più una frase che tutti non hanno letto che dice gli altri, visto che sono proprio 23 materie, c'è una frase leggera, l'ho fatta mettere io, gli altri punti li discutiamo dopo. Quindi non è vero che era da 5 punti l'autonomia. Non si è presentato neanche il Presidente del Consiglio a firmare, ma non per impossibilità, perché ha deciso di non firmare. Questa era la convinzione che aveva il governo del centro-sinistra, del resto è lo stesso che ci ha impugnato il referendum, ci ha fatto il ricorso al TAR, ci ha fatto pagare i militari i seggi, ci ha vietato l'uso della tessera elettorale, questi fare se no.
Autostrada in difficoltà per colpa di un mezzo in panne in A4, è caduto per 3 ore questa mattina dalle 7.30 alle 10.30 lungo la carreggiata est dell'A4 nel tratto compreso tra Latisana e San Stino. Si è raggiunta una coda di 3 km monitorata dalla Polstrada e dal centro operativo autostradale, un assaggio del prossimo weekend che con tutta probabilità sarà da bollino nero. Lunedì 2 settembre inizia l'installazione di 5 nuovi varchi elettronici per il controllo degli ingressi delle auto in transito sulle strade provinciali. Lo rende noto la città metropolitana di Venezia. Si tratta di un intervento programmato dalla città metropolitana e voluto dal sindaco Luigi Brugnano, che andrà a definire la prima fase di lavori che doteranno complessivamente 7 strade provinciali di questa sorta di occhio elettronico, che avrà unicamente il compito di garantire maggior sicurezza per i cittadini che risiedono nei comuni di confine della provincia, dell'ex provincia, e non di sanzionare eventuali violazioni al codice della strada. Dopo le prime due installazioni avvenute nei primi giorni di agosto a Cinto Caomaggiore e a Ceggia, dal 2 di settembre ci saranno i nuovi interventi. Le strade interessate dai cantieri saranno la provinciale 17 a Vigonovo, la provinciale 25 a Santa Maria di Salafiesso d'Artico, la provinciale 38 Mestrina in comune di Noale, la provinciale 84 a Scorzè e la 39 Moglianese, sempre in comune di Scorzè. Jesolo si conferma comune digitale al passo con i tempi. A confermarlo sono i dati importanti registrati nel primo semestre del 2019 sul numero di procedimenti seguiti dagli uffici dedicati ai nuovi servizi digitali avviati proprio da inizio anno. Un passo avanti nel processo di informatizzazione che ha l'obiettivo di semplificare l'attività degli uffici e rendere le prestazioni erogate dal comune più fruibili dai cittadini. A Cavallino Tre Porti, iniziativa della Capitaneria di Porto riguardante la sensibilizzazione dei ragazzi che soggiornano nei campeggi sulla tematica relativa alla plastica, o meglio alla plastic free. Allora sentiamo il tenente di vascello Francesco San Germano, comandante della Capitaneria di Porto. L'iniziativa che stiamo promuovendo questi giorni nei campeggi di Cavallino Tre Porti nasce dall'iniziativa della Guardia Costiera Italiana. L'iniziativa hashtag Plastic Free GC, una iniziativa promossa dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto e dal Ministero dell'Ambiente. Perché? Per far conoscere a tutti i rischi dell'inquinamento marino. Noi pensiamo che l'educazione migliore possa essere promossa a livello dei più giovani, e quindi quale migliore occasione se non incontrare i più piccoli ospiti dei campeggi di Cavallino Tre Porti. I video mostrati sono stati fondamentalmente due. Il primo, un video della Guardia Costiera per far capire cosa la Guardia Costiera è e cosa fa. Quindi abbiamo parlato di salvaguardia della vita umana in mare, ma anche di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e costiero. E poi a seguire, con i bambini, ci siamo ritagliati il nostro spazio per parlare appunto di Plastic Free GC e di far capire loro quanto importante è salvaguardare i nostri mari. Perché? Per fare in modo che un domani loro possano goderne i benefici come facciamo noi quest'oggi. È stata un'esperienza per noi sicuramente formativa. Parlare con loro e ascoltarli, guardare il mondo attraverso i loro occhi, ci fa capire che la sensibilità che hanno non è da sottovalutare, e sono sicuro che campagne del genere aiuteranno ad avere dei mari più puliti. Siamo a Porto Gruaro, Festival Internazionale di Musica, domani mercoledì 28 agosto alle 18 in municipio presso la Sala Consiliare, Penombre. Roberto Calabretto indaga l'operato, la politica, il pensiero degli ultimi anni di Robert Schumann, ma alle 21 al Teatro Russolo, ensemble del festival, un ricercato e romantico programma per organico, cameristico, variabile, con il coinvolgimento di oboe e corno. Dunque continua ovviamente la rassegna che catalizza il mondo musicale e culturale nella città sulle rive del Lemine. Sport: l'Italia regola Taipei con il netto punteggio di 3-0 agli ottavi di finale dei campionati mondiali Under-19, si regala il passaggio ai quarti di finale in programma
alle 11 di domani. Parliamo di volley, il confronto non è dei più facili perché gli azzurri affronteranno il Giappone, nazione che sta risalendo le gerarchie nei settori giovanili. Un solo trevigiano ha giocato partendo titolare, Paolo Porro, autore di 3 punti, in panchina Crosato e Poll, pronti a farsi valere con i nipponici. Italia-Giappone sarà trasmessa in diretta sul profilo Facebook Volley Treviso. Marina Vettoretto, campionessa paraolimpica e doppio argento alle Special Olympics che si sono svolte lo scorso mese di marzo ad Abu Dhabi, trascorre le sue vacanze a Caorle in questo periodo, lo fa fin da quando aveva appena qualche mese. Ad Abu Dhabi la prima medaglia azzurra è stata proprio la sua, con la conquista dell'argento nei 100 metri d'orso di Coste di Maser. Marina ha 26 anni, la sua passione per il nuoto è nata con il tempo ed ha un percorso travagliato. Fino all'età di 10 anni infatti non riusciva a immergersi in piscina, poi grazie all'aiuto del suo team non solo ha superato le sue difficoltà ma non ha più smesso di nuotare. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo, ma non solo, perché la programmazione come sempre è ricca su Telepordenone e continua con degli approfondimenti davvero da non perdere. Meteo e poi ancora con la programmazione targata Telepordenone. Arrivederci. Mercoledì, alternanza di nuvole e rasserenamenti, precipitazioni. Sulla pianura assenti, sui monti probabilità bassa 5-25% per piovaschi e rovesci locali nel pomeriggio. Temperature, rispetto a martedì sulla pianura saranno in aumento di notte e in calo di giorno in modo leggero o moderato. Sui monti senza variazioni di rilievo eccetto leggeri aumenti in quota. Venti, in prevalenza deboli e temporaneamente moderati con direzione variabile. Mare calmo.